sassi, passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella mi sali a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. In corteo a passo ordinario dalla piazza. Day by day, by day. For me, shine. For me, shine on me. Day by day. Sell me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia. Domani, domani è già qui, domani è già qui. Voglio dell'abisma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi. La vita, si fa grande così, e comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani. Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là del temporale. E qualche volta si vede domani una luce di prua. Qualcuno grida domani. Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi. Siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi. Hai fatto il massimo non è bastato. E non sapevi piangere adesso che hai imparato. Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua, cittadini d'Abruzzo. E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo prima della fine. È la tua mamma, la tua patria da ricostruire. Come un lescone le case, specialmente l'ugone. Eppure un uposto può fascino l'amore. Signore e signori, noi non siamo così soli, 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 non siamo così soli. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. La vita.
abbiamo voluto iniziare questa edizione della maratona qui davanti a casa del nostro caro amico Angelo, per non dimenticare anzitutto che la vita è un dono, va rispettata, va amata, va onorata. La nostra giovinezza è un tesoro ineguagliabile che dobbiamo preservare a tutti i costi. Siamo qui amici e dobbiamo iniziare questa maratona con il momento che tutti aspettano, ricordandoci che dove due o più sono riuniti nel nome di Gesù, Gesù è in mezzo a noi. E allora, prima di dare il via a questa cerimonia, ricordiamoci che siamo tutti figli dell'unico Padre, perciò siamo tutti fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Adesso inviterei gli amici a prendere il piccolo pensiero che abbiamo e salutiamo i genitori di Angelo, hanno accettato di voler vivere questo momento con noi tutti insieme come una grande famiglia. La comunità di San Pasquale vi è molto vicina e vi vuole manifestare la amicizia con questi piccoli gesti. Adesso bambini, simbolicamente lanceremo i nostri palloncini al cielo come un viaggio che ci porta in paradiso, dove certamente il nostro amico ci guarda e apprezza quello che noi stiamo facendo. Io vorrei ringraziare tutti per quello che state facendo, per ricordare di vedere la vita di in maniera come si è detto Angelo, dare un senso importante alla vita, perché è unica, è imprescindibile ed è molto sacra. Fate in modo che i vostri genitori, seguite i vostri genitori anche quando a volte vi rimproverano, seguiteli, perché voi non sempre vostro bene e vi auguro tante belle cose. Grazie. Allora adesso, con il lancio del palloncino da parte di Michele, anche noi facciamo lo stesso gesto e lanciamo in cielo questo segno di amicizia tra noi e verso Angelo. Prego. Notte mulla, allora adesso dobbiamo dare inizio a questa corsa che è la corsa della vita. Allora attenzione che partiamo ragazzi, pronti per la partenza, anche i vigili? Sì. Allora Michele De Carlo ci dà il segnale di invio. 3, 2, 1, via! Parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole, parole fare al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli. È una paura.
passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà. Dici? A casa, ci vuoi dire qualcosa? No, è stata una... Una gara combattuta, penso. E niente. Beh, abbiamo notato che il nostro ragazzo, Matteo Nisi, ha provato sull'esterna a superarti. Allora, stavamo dicendo, il candidato Matteo Nisi ha cercato di superarti sull'esterno, ma tu ce l'hai fatta. Dici, dove hai trovato questa forza di volontà? È una bestia. La macchina rossa. È un animale. Non lo so, è proprio... Questa, signori che ci vedete da www.lizzano.eu, questa è la stoffa del campione. Qui c'è veramente un campione, tutto cuore questo ragazzo. Ma intervistiamo il secondo classificato. Allora, questo secondo classificato... Ci abbiamo provato, ma lui ha detto: ho trovato la forza, l'ho trovata dentro. Purtroppo quando uno è più forte non si può fare niente, l'allenamento serve. Ma qui notiamo che c'è dell'astio tra i due partecipanti. Ma lui come risponde? Signori, risponde allacciandosi la scarpa, come per dire: tu a me puoi allacciare solo le scarpe. Questa è una risposta da campione. Dov'è il terzo? Il terzo, vieni qui, andiamo a prendere il terzo. Sei arrivato terzo, so che sei sudato, non mi tocca. Costa tanto la maglia. Cosa ci vuoi dire? Terzo, ma è un buon risultato. Un buon risultato. Pensi di puntare alla maratona di New York? Sì, però no. Perché abbiamo saputo che il nostro primo classificato ci va di diritto alla maratona di New York. Ed ecco arrivato il più piccolo del gruppo. Ci puoi dire qualcosa? Tu sei il più piccolo del gruppo di serie, cosa ci puoi dire? Per gli amici di Lizza, www.lizzano.eu. Sono una corsa lunga, mi sono affaticato molto, però l'hai fatta. Però ce l'hai fatta, grande. Intervistiamo qualcun altro. No, intanto riprendiamo i tre vincitori con il nostro vincitore morale, per me gli ultimi sono sempre i primi, l'ultimo del podio ma il primo della vita, grande uomo, spostiamoci, Tokyo Hotel, vieni. Ti piacciono i Tokyo Hotel? No. Che pena, cioè fai bene. Allora, cosa ci vuoi dire? No, ho vinto. No. No, non hai vinto. Ma sicuro che stai correndo la corsa con noi? Sì. Ah, ho capito, vabbè. Poco male. Allora, Minguccio, abbiamo saputo che hai partecipato a questa gara, ti vedo pimpante, forte, dici qualcosa. Senti, prima cosa sei informato male, perché io non ho partecipato come Però eri al traguardo prima di tutti, questo fa di te il vero vincitore. Certo, con la macchina sì. Allora è lui il vincitore. Andiamo ad abbracciare il bambino. Ce l'hai fatta! Allora, tu sei... quanti anni hai? Come ti chiami? Ante Cosimo. Ante Cosimo. Qual è il nome? Ante, no? Sì. Cosimo. Allora, no, Ante.
cosa ci vuol dire? La prima delle donne, hai sorpassato quest'uomo qui, questo Corigliano Angelo. Sei contento? Sì. Bravissimo, intervistiamo. No, no, ferma. Sei la prima delle ragazze. Grazie. Questo fa di te la campionessa donna di questa ragazza, di questa competizione. Cosa senti dentro di te? Che l'ho fatta giusto per Angelo. Classificata. La seconda classificata delle ragazze, o ce n'è un'altra? No, la terza, è arrivata quella ragazza. Ah, si è arrivata terza, sì, lo so, dici qualcosa. Anche il respiro va bene. Oh, abbiamo anche un padre di famiglia qua, signor Russo Giuseppe, la signora. Anche lei ha partecipato a questa gara. Sì. La posizione. Importante partecipare. Le signe stanno prendendo il sopravvento. Sanno correre. Cacimanco sanno correre, è stata la dichiarazione di uno dei perdenti. Cacimanco sanno correre. Ma voi siete le vere vincitrici. Claudia, Sara. Sara o Claudia? Claudia, aia. Ma se avessi... Ci catavo un girato questo. Intervistare perché lei è un fenomeno, lei è veramente il numero uno di questa corsa, io non me ne vergognerei. Fossi suo padre. Come ti chiami? Cosimo, no, oscuriamo perché dopo questa scena il padre non lo vorrà più. Allora, sei arrivato, no, non te ne andare che mo hai fatto la figura tua oggi. Ah, tu sei, chi è il padre? Tu sei il padre? Però non ti vergogni un pochettino. Il padre chiede il gelato. Dai il gelato a tuo padre. Oh, l'intervista gli devo fare. Allora, eri davanti a tutti con la camicia nera e il jeans. Ma poi cosa ti ha spinto a prendere un gelato? Ragazzi, questo gesto così. Non lo so. La siete? Quindi ti sei fermato al bar. Quanto tempo ci hai messo per questo pit stop? 5 minuti, quindi avresti potuto benissimo vincere la corsa. Hai perso un trofeo da 1.000 euro. Assai. No, sul serio. Chi ha vinto, Michele? Lui, London 69. Tutto vergogna. Mi dispiace per... Non lo sapevo. Ormai si stanno avvicinando. Ormai Angelo è arrivato, credo che la corsa sia terminata adesso. E facciamo una piccola intervista per vedere cosa ne pensa di questa sera. Ci aspettiamo. Ed è arrivato l'ultimo, e l'ultimo dei classificati, vergogna. Grazie. Angelo, dobbiamo fare una piccola intervista perché... Signor Angelonisi, il presidente vuole... Abbiamo delle gravatorie. Ne ho bevuto un goccio. No, niente. Scusami, chi è stato il vincitore? Allora, un attimo solo, signor Angelo, resti qui. Allora, il vincitore. Ficarra, Michele! Ficarra e Picone? Ho fatto lo scherzetto. Allora, vieni qui, adesso riceverai dal signor Luigi Alabrese. Allora, il trofeo. L'ultimo lancio dei palloncini, vai! In onore di Angelo! Bravo! Numero 445. Picone Michele. Mi manda Picone. Adesso il nostro Picone ci deve abbandonare perché deve tornare a Milano agli studi di Canale 5 a presentare Vai e buona corsa. Ormai ci ha preso gusto a correre. Dov'è il presidente dell'associazione? Comunque ha detto Michele a tutti i partecipanti regalerà, offrirà un gelato a tutti per festeggiare la sua vittoria. Grazie Michele. Notte molla senza luna e un silenzio mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai,
che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere se Dio non vuole? Parole fane al vento, ti accorgi in un momento, siamo.